fai dai là per l'altra La prossima la prossima sessione. tavola, sì. La che ha una stretta, una stretta connessione con carità, questa stretta, stretta, già appena finita. Stretta, anche perché abbiamo parlato in questi due giorni proprio di formazione e di informazione, quindi non cominciamo a chiamare a tavolo, no, così non possiamo. Quindi chiaramente parteciperanno a questa, a questo tavolo come conduttore, diciamo, il nostro Cristian Trovato, che è componente anche del consiglio direttivo dell'associazione, che saluto, il dottore Rinaldo Cardirola, che è già noto praticamente per tutto quello che ha fatto. Già il suo fan club qua, la settimana scorsa, l'abbiamo notato già ieri questo fatto. Qua anche lui, Cardirola, uno di noi, gli hanno fatto la cosa, la ola. Anche perché l'ho visto senza cravatta ed è tutt'altra poesia, quindi è molto molto... E poi c'è Antonio Mande. No, Antonio, non... No. Sì, è quella, una di queste serie. Tutto in diretta, tranquillo. Noi non ci formalizziamo. Che non ha bisogno di presentazione. Non abbiamo problemi. La dottoressa Giovanna di Falco e il dottore Nicolò Culmone, che è medico di medicina generale e il nostro ambasciatore per l'associazione SOS Linfedio. Prego, Cristian. Ben trovati a tutti. Sono onorato, molto felice di essere qui. Devo ringraziare chi mi ha preceduto, l'onorevole Pasqua, perché nella tavola precedente abbiamo già parlato di un obiettivo, che è quello dello sviluppo delle reti linfologiche, che è il nome di questa tavola, e quindi la tavola precedente mi è servita come rampa di lancio per poter avviare e addentrarci a questa tavola, che è fondamentale, cioè in concomitanza punteremo sulla formazione e sullo sviluppo delle reti linfologiche ospedaliere privato convenzionato, e quindi per migliorare quella che è la medicina del territorio, di cui tantissimo si parla oggi. Però prima di addentrarci appunto insieme agli illustri ospiti della mia tavola, volevo innanzitutto ringraziare la redazione, perché tutto il suo staff, che sono stati molto scrupolosi, e quindi il grande merito va anche a loro, al nostro presidente dell'associazione, Franco Inossidabile, nonostante capisco bene tutti i vari problemi di salute, tutti i vari problemi familiari, cioè molti hanno scommesso in questa prima conferenza nazionale sull'infedema. Bene, dopo preferisco, prima di addentrarci, quindi salutare ognuno di voi, diamo il benvenuto, abbiamo detto, quindi alla mia sinistra, dottor Rinaldo Cardirola, fisioterapista, attualmente in servizio presso l'ospedale Manzoni di Lecco, che si occupa da tanti anni del trattamento dell'infedema, professore a contratto presso l'Università Bicocca di Milano, e che ha ideato un dispositivo medicale molto utile per ottimizzare quella che è la terapia decongestiva complessa, di cui ora accenneremo, e delle bende siliconate. Diamo il benvenuto al dottor Mander, chirurgo vascolare dal 2011, direttore dell'unità operativa di riabilitazione vascolare ed oncologica del Centro Vojta di Roma, istruttore qualificato, quindi master class, ok? Ho detto bene? Master trainer, scusa. Di Nord Walking, una tecnica sportiva molto utile in campo vascolare e oncologico, docente di numerosi corsi di formazione universitari per medici, infermieri, fisioterapisti, e quindi grazie di essere sempre presente con noi. Qui alla mia destra abbiamo la dottoressa, la preziosa dottoressa Giovanna Di Falco, specialista in neurologia, direttore sanitario dei centri di riabilitazione siciliani di Ragusa, Comiso, Modica e Pozzallo, componente del tavolo tecnico sul riordino dei servizi sull'autismo dell'assessorato Regione alla Salute, e grazie di essere qui con noi. Diamo il benvenuto al nostro dottor amico Nicolò Culmone, specialista in reumatologia, medico di medicina generale, attivo a Siracusa, molto attivo e sensibile a quella che è la patologia dell'infedema,
con numerose pubblicazioni su riviste di medicina fisica e riabilitativa. Bene, possiamo, se siete d'accordo, addentrarci in questa tavola, perché sappiamo che il tempo è tiranno in TV, però dopo le presentazioni di rito che meritate, possiamo iniziare parlando di quella che già è stato ampiamente discusso, ampiamente trattato, cioè che dell'infedema, che è una patologia, questo deve essere chiaro a chi ci segue, inguaribile ma curabile. Ed è una patologia cronica, ingravescente, richiede un trattamento per tutta la vita. Il consensus document parla, di cui è stato anche accennato, grazie all'amico collega dottor Corda, che ci ha preceduto nella precedente tavola, la terapia di elezione è la famosa CDP, cioè la terapia decongestiva complessa manuale, per evitare quelle che sono la progressione, la degenerazione della patologia in complicanze acute, linfagite, erisipela, abbiamo delle complicanze ancora molto più importanti, proprio per curare tempestivamente l'infedema, prevenzione e complicanze appunto nel territorio più vicino al paziente. Quindi, come è stato già ampiamente discusso prima, dicevamo che parleremo in questa tavola della strategia assistenziale migliore, più efficace, che è la sinergia tra quelli che vengono identificati come ospedali di secondo livello, gli HAB, ospedali di primo livello, che sono, non è altro che gli SPOC, sempre inseriti quindi nel territorio, e quelli che sono gli ambulatori privato convenzionati con il sistema sanitario disposti proprio nel territorio a livello capillare. Bene, in concomitanza è necessario anche parlare di quella che è la formazione del famoso team multidisciplinare competente in linfologia. Secondo le attuali linee guida, così come stiamo facendo con l'Università di Palermo, coordinatore è il dottor Bellisi, che è stato ospite nelle altre tavole, ed è il suo staff, e l'ASP di Siracusa, nella persona appunto della dottoressa Venusino, responsabile della formazione. Comunque, quello che è importante, ci tengo tantissimo a dire, è che senza dubbio avremo, grazie a questa strategia assistenziale, grazie alla formazione, una migliore gestione dei costi, una riduzione degli episodi e delle complicanze vulnologiche che comporterebbero, e sappiamo bene, dei ricoveri prolungati, costosi e accessi al pronto soccorso, e otterremo che cosa in fin dei conti? Non soltanto un discorso di spesa economica, perché dal mio punto di vista deontologico-medico quello che è importante è la qualità della vita per il paziente, qualità per i familiari, che ora vedrete che è il perno del team multidisciplinare. Cioè, io ho inserito proprio una figura che è importante, che molto spesso non viene curata, cioè il familiare, il paziente, quindi al centro del team. Bene, e quindi se non facciamo questo in tempi brevi non si conteranno più le spese a carico dell'INPS, in giornata di lavoro perse, per una patologia che sappiamo essere disabilitante e invalidante. Va bene, andiamo subito agli obiettivi, di cui ringrazio l'onorevole Pasqua, come ho già detto, perché uno degli obiettivi di questa tavola già è stato ampiamente raggiunto. Cioè sensibilizzare la politica, la cosa più difficile. Espandere questo modello hub spoc e ambulatori privati convenzionati a tutte le regioni, sensibilizzare i medici di medicina generale insieme ad altri specialisti, perché sappiamo bene che l'infedema raggruppa una serie di patologie, non è soltanto fine e contestualizzata a un organo. Perché sappiamo bene che la matrice è ubiquitaria, ed essendo ubiquitaria, capite bene che fa da balia a tutte le cellule, a tutti gli organi. Poi, sensibilizzare la politica, l'abbiamo detto, questi sono, continuo ad elencare alcuni obiettivi di questo sviluppo delle reti linfologiche, uniformare il trattamento per il linfedema secondo le attuali linee guida, questo è fondamentale,
cioè tutti parlare la stessa lingua, medici, fisioterapisti, operatori del settore, nutrizionisti, creare una rete capillare sul territorio e poi a cascata noi sensibilizzare le associazioni, la politica, i medici di medicina generale, i familiari, i pazienti. Questo è il nostro obiettivo di questa tavola. Poi parlavamo del team multidisciplinare, se ne è parlato tantissimo, finalmente chiariamo anche questo concetto. Chi faranno parte di questo team multidisciplinare? L'angiologo? Questa è anche una domanda che molto spesso leggo sulla nostra pagina SOS Linfedema, che è molto seguita, e dicono: chi è lo specialista che si occupa di questa famosa patologia? Tutti ne parlate, però poi alla fine la gente non sa a chi affidare la propria salute. Parliamo quindi che può essere un angiologo, flebolinfologo, fisiatra, l'importante è essere competente in materia di linfologia. Molto importante nel team multidisciplinare è il genetista, proprio per i linfedemi primari, e quindi cominciare un attimino, perché sfuggono agli occhi di molti specialisti. Il medico infettivologo, l'immunologo, fisioterapisti altamente formati, qui accanto a me, adesso passerò poi la parola al dottor Caldirol, infermieri specializzati in wound care, che non sono altro che infermieri specializzati nelle lesioni trofiche, altra figura perno, perché sappiamo bene che le complicanze sono all'ordine del giorno, se non adeguatamente trattato. Lo psicologo, lo specialista in nutrizione umana. Tutti questi fanno parte di un famoso, di un cosiddetto progetto riabilitativo individuale. Ecco il progetto di cui parliamo. Quindi questi programmi, gli outcome, i goals, devono essere sempre attenzionati dal medico che si prende cura e incarico il paziente. Vorrei che ci confrontassimo su questi argomenti da me citati in questa tavola. Iniziamo alla mia sinistra con l'amico Rinaldo Caldirol. Grazie mille dottor Travato, ha già detto praticamente tutto lui, però puntualizziamo un attimino qualche cosa. Allora, partiamo da una premessa: la necessità di un approccio globale multidisciplinare al paziente con il linfedema, nel rispetto di cosa? Delle linee di indirizzo ministeriali e delle linee guida internazionali fatte dalla International Society of Lymphology, e le ultime sono quelle del 2016. Sono fondamentali perché sono quelle che ci danno la guida, ci danno la strada da seguire. Qual è l'obiettivo? Avere un approccio diagnostico terapeutico che abbia due caratteristiche: efficienza ed efficacia. E da questo che cosa ci attendiamo? Uno, la soddisfazione del paziente. Il paziente si deve sentire curato. Quando il paziente si sente curato, allora diminuiscono le quantità di terapie annuali erogate pro capite. Una terapia corretta deve essere erogata sia come modalità, con del personale, dell'equipe altamente formate e professionali, e con il timing corretto. Perché se io erogo delle terapie senza tener conto di quando e di in che tempistica le erogo, sono un perdente. Questo fa sì che ci sarà una diminuzione del nomadismo terapeutico. Se il paziente è curato bene, non sente la necessità di andare in altri posti di cura. Quali sono le modalità di attuazione? Uno, il paziente deve sapere dove andare. Per cui avere dei punti, degli ospedali di riferimento. Ospedali che permettano al paziente di utilizzare quelle che sono le sue anche esenzioni. Perché non dimentichiamoci che praticamente quasi il 100% dei pazienti hanno un'esenzione con il ticket. Per cui non sono costretti a un esborso. Questo non sembra, ma è fondamentale. È fondamentale perché il paziente è tranquillo, non si sente dire e pensare: non posso curarmi perché non ne ho le possibilità economiche. Questo è una cosa fondamentale. Secondo, la creazione dell'equipe
di cura che sono preparate a 360 gradi. E poi la creazione di percorsi terapeutici virtuosi. Virtuosi nel senso che il paziente non è solo visto, magari fa la visita, gli si eroga la terapia e poi punto. No, al paziente deve essere sottoposto un programma di follow-up che prevede, come diceva il dottor Corda nella tavola precedente, anche una fase intensiva, una fase di stabilizzazione e una fase di mantenimento. Partiamo appunto dalla creazione di posti di cura. Come dicevo, è fondamentale l'utilizzo delle sue esenzioni, in maniera che sia tranquillo anche da un punto di vista economico. Mi piace dire che il paziente non è un bancomat. Purtroppo ci sono dei personaggi pur altamente preparati, ma purtroppo che sfruttano questa loro preparazione utilizzando il paziente come un bancomat. Guarda, ti curo bene, ma mi paghi. Bisogna invece far sì che il paziente sfrutti la sua esenzione, non sfrutti, utilizzi la sua esenzione in maniera che sia curato altrettanto bene senza un esborso economico che magari gli precluderebbe la via alla cura. Le equipe preparate devono essere esserci dei professionisti che sappiano che cosa stanno facendo, per cui devono conoscere la patologia, devono conoscere i modi di cura, devono avere una preparazione a 360 gradi, sia da un punto di vista clinico che da un punto di vista terapeutico, per cui saper erogare, sapere cosa possono erogare. La cosa importante è che non abbiano una preparazione su una sola tecnica, altrimenti il rischio è quello di far sì che a tutti i pazienti venga erogata sempre quella tecnica. Anche quello è un errore terapeutico. Bisogna avere una apertura mentale, conoscere tante possibilità. Io dico sempre, avere nella nostra faretra tante frecce da poter lanciare a seconda della patologia e a seconda della diagnosi. Non ci si può improvvisare e la preparazione deve essere continua, perché la preparazione non si esaurisce in una volta. Adesso con la tecnologia che abbiamo a disposizione si possono fare anche dei bellissimi incontri, dei webinar che annullano e azzerano le distanze chilometriche. Noi ne abbiamo avuto un bellissimo esempio qui a Siracusa, con i webinar che abbiamo fatto a Siracusa. Io non abito a due passi da Siracusa, ma sempre nel nostro cuore. Ma abbiamo potuto fare tante discussioni terapeutiche, un confronto attivo e presente tramite lo strumento tecnologico. Bravissimo. E per ultimo quello che dicevo prima, la creazione dei cosiddetti percorsi terapeutici virtuosi, per cui il paziente deve essere preso in carico, ma preso in carico davvero, per cui fa la visita, gli vengono erogate le terapie e dopodiché gli vengono dati dei follow-up. Il paziente non deve preoccuparsi di fare lui il follow-up, ma quando esce dal medico deve avere già la data del follow-up successivo, in maniera che lui si sente coccolato, si sente curato. Sicuro. E vi assicuro che questa è una modalità che funziona, ve l'assicuro, perché è quella che utilizziamo e non abbiamo mai avuto un paziente che ha sentito la necessità di andare a curarsi da un'altra parte, perché si sentono curati. E concludo con queste due cose, l'equipe e il timing. Il timing, l'equipe ne abbiamo già parlato, il timing. Ogni scelta terapeutica deve essere effettuata nel modo e nel tempo corretto. Non basta dare le 10 sedute e poi grazie e arrivederci. Bisogna avere chiaro l'obiettivo per cui stiamo lavorando, cioè stabilizzare l'edema, e per stabilizzare l'edema, al termine della stabilizzazione, cioè della cura che eroghiamo, al paziente deve essere fornito un tutore che gli permetta di mantenere quanto più possibili i risultati che abbiamo ottenuto con la terapia decongestiva complessa. Per cui questo fa sì che noi
fin quando il paziente, al paziente non è stato erogato il tutore corretto, non possiamo permetterci di lasciarlo. Altrimenti, purtroppo, tutto quello che abbiamo fatto è tempo perso, soldi persi, perché il tutore sicuramente non andrà bene. Grazie. Grazie del tuo contributo. Passiamo subito la parola al collega amico dottor Antonio Mander. Prego Antonio. Sì, grazie. Mi scuso anzi di entrare un po' precedentemente, ma purtroppo dopo devo partire per uno, c'ho l'aereo, quindi devo anche assentarmi un po' prima. Mi preme precisare anche che oltre al centro Voida io lavoro anche in un altro centro che si chiama CAR, quale abbiamo iniziato da tanto tempo queste attività, e quindi mi fa piacere anche sottolineare questa appartenenza a questa struttura. Abbiamo sottolineato, Rinaldo l'ha fatto in maniera egregia, sia per quanto riguarda il problema della formazione sia quanto riguarda quella dei percorsi. La formazione è fondamentale e un grande assente in questo contesto è l'università, perché è proprio lì che bisognerebbe agire a livello formativo, sia per quanto riguarda la parte medica e sia per quanto riguarda la parte fisioterapica, perché purtroppo sia nel corso di laurea di medicina e sia nel corso di laurea in fisioterapia la parte di riabilitazione vascolare cosiddetta è completamente assente, e così come è assente per quanto riguarda la conoscenza della patologia oncologica. Quindi noi abbiamo medici formati che non hanno nessuna competenza e nessuna conoscenza in contesto linfologico, e quindi questa è una cosa molto molto grave. E quindi bisognerebbe anche sensibilizzare le istituzioni universitarie ad integrare nel corso di laurea, sia fisioterapica sia del corso di laurea in medicina, e soprattutto anche nell'ambito della specialistica, perché la specialistica angiologia ormai non esiste più e quindi ci troviamo anche nel campo della specialistica in un vuoto culturale completo, per cui questa branca non si sa di chi sia. E quindi questa bisogna colmare questo gap di tipo formativo che grida vendetta, perché poi dopo le ripercussioni ce l'abbiamo sul livello assistenziale. L'altro elemento importante sono i percorsi. Il percorso vede al centro chiaramente una struttura che è la struttura dove vengono convogliate i livelli di assistenza nei pazienti con linfedema, che io vedo in un contesto prevalentemente riabilitativo. Quindi in questo contesto, in una struttura riabilitativa particolarmente dedicata a questa cura, deve fungere un pochino da punto centrale di trattamento dei pazienti, ma è altrettanto importante l'arrivo, la rete che questi centri devono avere sul territorio. Quindi questo è fondamentale, e questo farà anche la qualità del servizio che si vuole offrire e farà anche la qualità anche a livello economico del trattamento, perché avere degli invii che sono codificati e sono in qualche modo certificati, fa sì che ci sia anche un controllo della gestione della spesa, perché in questo caso c'è un'appropriatezza della prestazione che viene richiesta. Quindi è molto importante che si venga a creare questa rete. A Roma avevamo tentato con estrema fatica di costruire una rete nel contesto oncologico, perché nel contesto oncologico in cui il trattamento dell'infedema nasce nella sua prevenzione, quindi c'è un'attenzione particolare nel selezionare i pazienti che possono in qualche modo essere a rischio di sviluppo dell'infedema ed agire precocemente su questi pazienti, rivalutarli immediatamente nel post-operatorio per trattare subito le prime complicanze che si possono manifestare, e poi inviare direttamente dai centri oncologici ai centri territoriali di riferimento questi pazienti per il trattamento. Così come è importante, e qui apriamo un altro campo molto, molto importante, che sono per i linfedemi pediatrici. In questo contesto purtroppo abbiamo delle situazioni veramente sconcertanti, per cui è importante che invece il contesto pediatrico, gli ospedali pediatrici abbiano
diciamo, dei riferimenti su queste cose, individuando precocemente, perché come sappiamo nell'infedema la diagnosi precoce è tutto, è tutto. Quindi se noi interveniamo laddove ancora non si sono manifestate le complicanze tissutali dell'infedema, possiamo stabilizzare, possiamo, diciamo, portare avanti la crescita del bambino. Se interveniamo in una fase tardiva, ci troviamo di fronte a delle situazioni di gestione estremamente difficili e che vincolano tutta la vita il paziente. Quindi bisogna lavorare anche sulle scelte di pediatria, che sappiano riconoscere le patologie e che sappiano a chi inviare i pazienti per il trattamento. Mi sembra di aver detto abbastanza su questo aspetto, poi lascio anche la parola agli altri relatori che integreranno sicuramente con le loro competenze e conoscenze questo aspetto. Complimenti Antonio per il suggerimento che ci dai, continui a darci, perché questo è un ambito importantissimo per limitare i danni. Parliamo dei più piccoli, che purtroppo, capite bene, prima di trovare un medico, quindi specialista, formato, competente, fanno diversi giri, quindi più tempo si perde, la diagnosi deve essere tempestiva. Questo è quello che è il punto focale di questo argomento. Bene, passo la parola alla mia destra, dottoressa Di Falco. Prego, dottoressa, un suo commento su questa tavola. Mi posso limitare solo ad un commento, essendo proprio così, facente parte di questo tavolo, sono onorata. Intanto voglio ringraziare il presidente di SOS Linfedema, Franco Forestieri, per avermi invitato e avermi qua voluto in queste due giornate. Volevo ringraziare te, carissimo Christian, che ci conosciamo da così poco tempo, però c'è stata un'unione di intenti sicuramente su una cosa fondamentale, che è stato quello della formazione, perché senza questo non andiamo da nessuna parte. Possiamo solo salutarci alla fine della giornata, arrivederci e grazie, è finito tutto. E quindi comunque sia, tutto questo continuo, io ho cambiato più volte questo mio intervento di oggi, perché l'ho dovuto cambiare proprio stando qua con voi questi due giorni, che siete stati preziosissimi. Avevo iniziato cercando di fare una disquisizione sugli linfedemi, ma poi ho detto che non c'entrava proprio niente questa storia, perlomeno. Io sono qua perché faccio parte della catena finale hub-spoc ambulatorio, che non è finale. Territorio finale, nel senso che non è, ecco, cosa che faccio parte, perché facendo parte di facendo il direttore sanitario di centri di riabilitazione ex articolo 26, siamo appunto nel territorio con regimi diversi, sia ambulatoriale che domiciliare. Questo è fondamentale per tutto quello che avete detto, perché comunque in questa patologia noi ci possiamo trovare pazienti che si possono recare all'ambulatorio come pazienti invece che sono costretti a rimanere a casa, e quindi è il centro che va a casa e deve andare a casa. Perché l'importanza dell'SOS Linfedema, dell'associazione? Io dopo 32 anni che mi occupo di riabilitazione neurologica, perché come hai detto tu sono un neurologo, ho visto davanti a me variare così tanto tutta la riabilitazione. 32 anni fa avevamo davanti, perché noi siamo CSR ma veniamo dall'ex-AIAS, poi trasformate e cambiate in CSR, e avevamo davanti tutte le paralisi cerebrali infantili, avevamo un mare di paralisi cerebrali infantili, i centri erano pieni di tutti questi bambini e di adulti. A mano queste paralisi cerebrali infantili sono iniziate a scomparire e si sono presentate tutte le patologie genetiche rare. Poi siamo stati invasi da bambini con autismo, ma proprio invasi. E diciamo che in questi 32 anni ci siamo dovuti uniformare a tutto ciò che veniva di nuovo. E questo ma uniformare in che senso? Formare i nostri operatori, perché cambiava tutto, cambiava il mondo, cambiava il nostro intervento. Non potevamo rimanere con i terapisti che facevano Voita, per carità, io sono una voitiana, da 32 anni ritengo che sia il miglior metodo per i bambini gravissimi attualmente.
E quindi abbiamo fatto Bobat, abbiamo fatto Cabat, abbiamo fatto questi tutti questi percorsi qua di formazione. Perché no? Oggi ci viene chiesto ai centri ex articolo 26, che io ne rappresento una fetta, ma che è una fetta largamente distribuita nel territorio con più di 20 centri CSR, ma ci sono altrettanti centri con, diciamo che c'è una capillarità nel territorio quasi siciliano importante, onorevole Pasqua, che ho visto che lei è una persona estremamente sensibile a questo. Io volevo dire una cosa, onorevole, volevo dire che la struttura attuale dei centri articolo 26, che cosa sono? Sono centri che devono assistere a pazienti affetti da disabilità motorie, psichiche, cognitive e comunicative. Lasciamo perdere queste ultime e torniamo al motorio. Nel motorio non c'è scritto che deve essere un neurologico, deve avere una patologia motoria. Ok, quindi comunque sia, può essere quindi il linfedema, ma in questo caso può essere primario, che comunque hanno una ripercussione sulla sfera neurologica, secondariamente ad una patologia neurologica. Io mi sono fatta dei flash da ieri a oggi e mi sono passati davanti un sacco di pazienti che sono all'interno qua dei nostri centri con l'infedema, ma tanti e tanti bambini, ma veramente tanti. Come sono all'interno? Come sono all'interno qua dei centri ex articolo 26? Ci sono per una cosa importantissima, che sono tutti pazienti con un articolo 1,3 della legge 104. Perché la legge 104 prevede che io devo prevenire, devo fare prevenzione, devo fare prevenzione. Quindi, a proposito di esenzioni, non c'è bisogno, c'è bisogno semplicemente, io persona, posso, libro bianco, ok, dove deve accedere, cioè possono accedere senza sconvolgere l'architettura che attualmente hanno i centri, è un percorso già fatto da 60 anni. È un percorso già fatto, cioè io che oggi mi trovo davanti a un problema che domani può diventare invalidante, che mi può dare un'impotenza funzionale, devo semplicemente andare dall'ofisiatra del territorio, perché in questo momento abbiamo questo nel territorio, giusto? Vado dal fisiatra, adesso poi non so se magari possiamo aggiungere a questa rete di prescrittori altri professionisti, sicuramente sì, ma non ci vuole granché. Perché io posso andare dal fisiatra, posso andare dal neurologo, posso andare dallo psichiatra, posso andare dal chirurgo vascolare, posso andare da qualsiasi tipo di specialista. Vengo definito per la patologia, vengo inserito in una prescrizione che è un articolo 3, e che è un articolo 1,3, che significa che non devo avere una disabilità o un'invalidità certificata. Non ho bisogno di avere un'invalidità qua certificata, ho bisogno semplicemente di dire tu hai bisogno di fare un intervento riabilitativo e quindi entri in un articolo 1,3 che sarebbe la 104 lieve, ok? Quindi ci chiedevamo come fare, come non fare, non solo, ma all'interno qua dei nostri centri c'è la possibilità di poter differenziare il progetto riabilitativo in base alla gravità, in base a quello che ho davanti. E perché no? Si è parlato tanto di ciclicità, ne ha parlato anche ieri il mio presidente. Ad un certo punto, dopo la fase post-acuta, io posso anche stabilire di dire ma faccio un mantenimento, che poi sarà una volta al mese, non so, magari due volte, ma voglio dire, poi non possiamo dire una volta al mese per tutti e basta, ognuno qua di noi ha una storia clinica diversa e per come tale penso che, ma comunque voglio dire, mi fa piacere che davanti abbiamo i rappresentanti qua politici proprio per dire che non bisogna fare cose stratosferiche. E già c'è, esiste, è già organizzato il territorio, la rete linfologica è già presente. Bisogna semplicemente informare tutti e dire guardate che, guarda, ma iniziamo. Poco fa si parlava di epidemiologia. Ancora ho capito bene che non abbiamo dei numeri precisi, ben precisi, perché poi c'è quello che non ha bisogno di intervento subito immediato oppure quello che ne avrà poi di bisogno in seguito. Però ecco, io direi di iniziare a passare questo messaggio, perché di fatto già mi sto chiedendo che avevo fatto un video. Sì.
e che non è passato. O è passato e non me ne sono accorta. No, forse non ce ne siamo accorti perché siamo addentrati nella mia mandando nella tavola. Lo stanno mandando adesso. Ah, ecco che infatti ho detto può essere che non mi sono neanche accorta. E quindi ecco, niente, questo è un video giusto per far vedere un po' di strutture che noi abbiamo in Sicilia. Ma dico, mi interessava a proposito dell'equipe. L'equipe è già strutturata, c'è un medico, c'è uno psicologo, sì, c'è l'assistente sociale, poi c'è il terapista che in base, già siamo noi strutturati e come si suol dire settorializzati, c'è il terapista che si occupa di adulto, c'è quello che si occupa di minori, c'è quello che si occupa di patologie croniche progressive tipo distrofie muscolari, sclerosi laterale amiotrofiche, tutto ciò che abbiamo un mare di distrofie non diagnosticate che sono purtroppo entrate nel capitolo delle patologie rare e non riusciamo a dargli un nome, però sappiamo sicuramente che rientrano dentro quale distrofie, ma tante, sclerosi laterale amiotrofiche, AIOSA, e sclerosi multiple, non vi dico, non ne parliamo. Che fra l'altro abbiamo qui avuto lo scienziato italiano, il numero uno, Zamboni, professor Zamboni. Mi dovete scusare un attimino, ho purtroppo da darvi una mozione d'ordine in questo momento, dobbiamo inserire nella vostra tavola anche quella genetica perché sono salto il collegamento. Se non vi dispiace. Benissimo, no, perché arriva preciso. Arriva perfetto. Quindi preghiamo la regia di provvedere al collegamento del dottor Bertelli da San Felice del Benaco. Matteo, se ci sei, pronto Matteo? No, deve svolgere. Eccolo qua. Benvenuto dottor Matteo. Benvenuto Bertelli, dottor Bertelli. Prego. Non sentiamo l'audio però. Dottore, ci sei? Forse non ci sente ancora. Aspettiamo qualche secondo. Sì, continuate quando è pronto. No, aspettiamo. Come la dottoressa può completare. Dottoressa, il suo. Completiamo questo. No, come il tempo che ci vuole. No, per carità. No, io mi sono fatto un po' prendere dalla cosa di raccontare questa cosa per far capire che non bisogna fare cose. Un attimo di pazienza e ma abbiamo tutto qua davanti. Ecco, stavo parlando dell'equipe, perché più volte si è parlato di intervento psicologico e della presa in carico del familiare, che la cosa. Che è una cosa fondamentale nella gestione di una patologia cronica. È fondamentale la gestione di una patologia cronica. Quindi dico che se uniamo queste forze, formiamo il personale, siccome abbiamo già iniziato a formarlo, nel corso che è iniziato che avete fatto a Siracusa, noi abbiamo messo già 5 terapisti. Quindi comunque stiamo iniziando a fare questo processo di formazione. Bene, e andiamo avanti così perché noi insieme a voi proseguiremo nel nostro obiettivo. È un piacere, un onore. Bene, io inseriamo nella nostra tavola la tavola genetica della farmacologia sperimentale e naturalmente poi passeremo la parola al nostro amico dottor Colmoni. Ne approfitto del collegamento e passiamo la parola al dottor Bertelli, esperto proprio in genetica. Ecco, buongiorno, noi siamo qua in tre, dunque abbiamo tre colleghi e promuoviamo adesso queste due presentazioni, una la farò io, una la farà il mio collega Astrid e ci scambiamo di posto, voi ci sentite? Perfetto. Sì, prego. Allora, se posso mandare le mie slide... Ci sono. Ecco, presento questo lavoro che riguarda l'identificazione di nuovi geni correlati all'infedema primario. Avanti. Ecco, noi abbiamo cercato di riassumere in questa diapositiva tutte le proteine che nella cellula svolgono un ruolo fondamentale nella genesi dell'infedema, e queste proteine possono essere fattori di crescita,
recettori per fattori di crescita o proteine che trasducono il segnale dopo il recettore di membrana. Pertanto possiamo vedere che una malattia apparentemente semplice come il linfedema in realtà ha dentro nella nostra cellula un'infinità di vie di segnale che portano poi a delle alterazioni nel processo di linfangiogenesi oppure nel processo successivo del funzionamento del sistema linfatico. Avanti. Ecco, questo progetto è partito dallo studio di 246 campioni di DNA che sono stati inizialmente studiati per i geni noti e poi nella fase successiva, quelli negativi, sono stati analizzati per un nuovo gruppo di geni che ora vi mostrerò come sono stati candidati. Avanti. Allora, i geni sono stati candidati perché sono stati trovati mutati in singole famiglie con l'infedema oppure perché facevano parte di pathway di geni già noti oppure perché causavano l'infedema in modelli animali come ad esempio nel topo. Avanti. Questi sono i geni che sono stati trovati mutati nella nostra casistica e vedete che abbiamo trovato un elevato numero di geni che prima non erano stati associati ancora nell'uomo o erano stati associati solo in poche pubblicazioni e questo ha ampliato di molto, diciamo così, la conoscenza sulla causa dell'infedema primario. Avanti. Ecco, lo studio è passato da uno studio bibliografico, genetico, a uno studio poi clinico, fino ad arrivare alla parte bioinformatica. I geni poi sono stati classificati con un codice di colore come verdi, quelli che sono sicuramente associati all'infedema di questi nuovi geni. Poi abbiamo il giallo, che è una via di mezzo, e poi il rosso, invece, sono geni la cui associazione è molto debole. Avanti. Questo è il primo gene, CDH5, vedete, semaforo giallo, è una caderina e svolge un ruolo nella formazione delle valvole linfatiche. Nel tubo si era già visto che la mancanza di questa caderina dà un'alterazione alle valvole linfatiche. Noi l'abbiamo trovato mutato in ben 6 famiglie e alcune di queste famiglie siamo riusciti a dimostrare anche la segregazione delle mutazioni con l'infedema e questo è stato molto utile perché sostanzialmente ci ha dimostrato per la prima volta appunto come il fenotipo dell'infedema può essere dovuto a tanti piccoli difetti. Avanti. Queste sono le famiglie, come ho detto, di segregazione. Avanti. Questo è Taiwan, un altro gene, dove sostanzialmente abbiamo visto in alcune famiglie la segregazione della mutazione con la malattia. Avanti. Questo è ROC, un altro gene molto importante, anche perché si è visto nel modello bovino come questo gene svolga un ruolo fondamentale nella formazione di un organo linfoide secondario che sono le placche di Peyer e in particolare per altri organi linfoidi secondari. Avanti. Questi sono altri due geni che abbiamo studiato e sono sempre correlati all'alterazione delle valvole linfatiche o dei vasi linfatici e dei capillari linfatici. Avanti. Queste sono le famiglie dove abbiamo trovato mutanti questi geni, dunque sono 3 famiglie in tutto e non sono grandi famiglie, potete vedere come sostanzialmente però consideriamo ancora valida la segregazione e significativa l'associazione. Andiamo.
Nochuan, questo è un gene su cui abbiamo lavorato moltissimo perché è associato a malformazioni vascolari e sostanzialmente ci sono solo prove nel modello murino dell'associazione di Nochuan con malformazioni linfatiche, però la proteina Nochuan si sa che coordina a tutto il processo di linfangiogenesi. Avanti. Queste sono le famiglie dove abbiamo trovato alterato i geni Nochuan. Avanti. Questo è un po' il riassunto conclusivo del lavoro svolto in più di un anno, fondamentalmente, dove potete vedere per alcuni geni, quali NOT1, ROCC, NRP1, NRP2, GDH5 e Taiwan, una associazione molto forte, mentre per altri geni, quelli in giallo, un'associazione debole e per quelli in rosso un'associazione ancora da dimostrare. Avanti. Queste sono le varie pubblicazioni che siamo riusciti a fare in questo ambito. Avanti. Questi sono tutti i gruppi che vi hanno collaborato anche all'estero, come ad esempio la Novativ Informatica. Passiamo alle conclusioni. Le conclusioni dunque sono che attraverso questo studio genetico è stato possibile identificare nuovi geni responsabili dell'infedema e aumentare le conoscenze sull'infedema. Questo è stato possibile per alcuni geni in maniera molto forte, quelli che abbiamo etichettato in verde, per altri geni in maniera più debole, che abbiamo etichettato in giallo, e per altri invece la cosa è ancora da dimostrare. Avanti. Cerchi quelli. Ecco, in conclusione possiamo dire che l'analisi genetica ci permette non solo di identificare le cause note, ma anche di andare alla ricerca di nuove cause. L'identificazione di nuovi geni per il linfedema ha un risvolto non solo per i pazienti, ma anche per chi sta facendo ricerca per trovare una cura del linfedema, in quanto laddove si trovano mutati geni, che ad esempio sono dei fattori di crescita, possiamo candidare l'utilizzo di nuovi fattori di crescita per curare questa malattia. Laddove si trovano invece mutati dei recettori, possiamo impegnarci per andare ad adoperare, diciamo così, degli agonisti di questi recettori per sopperire a questa alterazione. L'utilità del test genetico poi rappresenterà il mio collega adesso con la nuova presentazione. Grazie. Prego. Eccoci qua, ringrazio il dottor Bertelli per la parola, ringrazio a voi per l'invito che ci avete fatto in questo congresso. Devo dare la nuova presentazione. Sì, non so se riusciamo a avere l'altra presentazione, così riesco. C'è. Perfetto, così abbiamo appena dimostrato un progetto di ricerca che si svolge qua da un anno, però comunque la nostra diagnostica sull'infedema si va ormai da 15 anni, è partito tutto ovviamente sapendo i fatti della patologia, conoscendo l'infangiogenesi e in punti precisi andando a vedere dove le proteine che non funzionano bene, c'è una mutazione di questi geni, se si va avanti, ecco. Così, conoscendo il pathway della patologia, si vede che comunque c'è una mutazione in un specifico gene che causa la protezione di una proteina mutata. Una proteina mutata fa sì che non svolge la sua funzione correttamente e dà il quadro dell'infedema. Ovviamente siamo arrivati a fare questo progetto di ricerca per i nuovi geni, perché comunque non è facile diagnosticare l'infedema. Già non è facile diagnosticare l'infedema dal punto di vista clinico e comunque non è facile però anche per la genetica, perché l'infedema ha diverse caratteristiche che lo rendono difficile anche per noi come laboratorio di fare questa diagnosi genetica. Il fatto è che c'è una eterogenicità genetica e fenotipica, che vuol dire che
stesse mutazioni possono dare quadri diversi di malattia o che comunque l'espressione non viene manifestata sempre nella stessa modalità anche ai pazienti, perché c'è una espressività variabile. Così ci troviamo in una famiglia dove il probando può essere affetto, facciamo il test genetico ai familiari e invece sono dei segni subclinici che all'inizio il clinico, il paziente non li avverte, ovviamente anche per il clinico diventa difficile di diagnosticarla. Invece facendo un po' più, andando a approfondire la clinica del paziente, si vede che ci può essere qualcosa e comunque può essere un rallentamento nel drenaggio linfatico. Poi c'è anche la penetranza incompleta, che questo ci rende più difficile il nostro lavoro, perché c'è la mutazione, però il paziente non presenta la clinica. Ovviamente c'è il fatto che le mutazioni della causative dell'infermo possono essere sia germinali che somatiche, così è sempre utile fare questa indagine anche a livello somatico per i pazienti dell'infermo, ma ovviamente noi come laboratorio li facciamo. Se andiamo avanti. Ecco, qua porto un caso dove è abbastanza facile fare la diagnosi di linfedema, perché abbiamo la linfedema di stichiasi, così quando queste due forme vanno insieme, ovviamente che l'unico gene fino adesso conosciuto causativo di questa forma di linfedema è FOXC2, così e poi una presentazione è una trasmissione dominante, così c'è il 50% di trasmettere il gene nell'altra generazione e comunque è abbastanza facile sia per il clinico di arrivare a mettere la diagnosi e poi per noi come laboratorio a concludere la diagnosi genetica. Se andiamo avanti, ci sono delle altre sindrome dove comunque il linfedema è sempre presente. Allora, visto che non c'è tanto tempo, io solo faccio un salto, possiamo andare alle altre. Avanti. Così queste sono manifestate quando è molto importante sapere il quadro e quanto la clinica è importante essere seguita da un team multidisciplinario di clinici, non solo da un angiologo, ma comunque anche da altre discipline, perché comunque qua abbiamo dei quadri che si sovrappongono tra di loro. E poi c'è il fatto che non sempre la clinica è così evidente, cambiando da paziente a paziente diventa troppo difficile a diagnosticare il paziente. Si va avanti. Eccoci qua, delle altre sindrome, delle altre manifestazioni, possiamo andare avanti. Qua spieghiamo il fatto della presentazione quando c'è una, sappiamo il caso di linfedema, delle diverse famiglie che abbiamo fatto nel nostro laboratorio, spieghiamo la penetranza incompleta dove troviamo la mutazione e per noi è difficile, però se non ci abbiamo, perché qua si può vedere che c'è una famiglia dove la trasmissione della malattia succede da generazione a generazione, invece non si presenta in due generazioni per poi manifestarsi nell'altra. Facendo il test genetico e raccogliendo bene la clinica del paziente con l'aiuto del medico, si riesce a sentire la storia familiare del paziente e si riesce a risalire, facendo anche il test genetico, che c'è una correlazione tra la mutazione genetica che è stata causativa in questa famiglia per presentare poi la malattia. Andiamo avanti. Questo è sempre per spiegare un po' l'overlapping delle patologie e quanto è difficile fare la diagnosi già dall'inizio e trovare la mutazione specifica. Andiamo avanti. Avanti. Qua, eccoci, siamo arrivati a questo punto dove è stato poi lo spunto che ci ha fatto a noi come laboratorio di occuparsi non solo di diagnostica ma anche di ricerca per trovare nuovi geni causativi dell'infedema, perché in questa casistica di pazienti che abbiamo fatto ormai 5 anni fa, perché adesso i numeri sono cresciuti tanto di più, ci sono tantissimi pazienti negativi, c'è una percentuale del 78% di pazienti dove non è stata trovata la mutazione. Se andiamo avanti spiego anche le motivazioni. Allora, il primo punto è quello che noi quando facciamo un'indagine genetica analizziamo per scopo di diagnostica i geni che fino adesso sono riconosciuti causativi di questa patologia in specifico, il linfedema. Però non vuol dire che conosciamo tutti i geni causativi del linfedema, possono essere altri geni correlati con questa patologia che la scienza non li conosce ancora. Ed è proprio questo il lavoro che ha presentato il dottor Bertelli, dove noi siamo andati a studiare
questi geni, sulla letteratura, sui modelli animali e di tutto, e facendo anche altre indagini per ampliare il nostro pannello di geni che noi analizziamo. Poi ovviamente abbiamo fatto qua la ricerca solo delle varianti germinali, così le varianti somatiche non erano presenti, così possono essere causative di questa patologia, e ovviamente ci possono essere delle mutazioni presenti nelle regioni non codificanti che possono causare la patologia, che in questo caso non vengono analizzati. Le soluzioni noi come laboratorio le abbiamo dato, perché ci stiamo occupando ormai da più di un anno della ricerca per i nuovi geni candidati, ci siamo resi disponibili a fare anche analisi somatiche avendo il prelievo della biopsia dei pazienti, così facendo l'indagine genetica a livello somatico, e ovviamente facendo anche studi di ricerca, quando in collaborazione con i nostri clinici e anche con in service, di fare analisi non solo dell'esoma, ma tutto il genoma, quando ci sono casi di famiglie per la quale c'è un supporto chiaro e evidente delle cause genetiche, l'infedema che viaggia in generazione in generazione, e così se tutte le indagini non danno risultato, facciamo queste indagini di esoma e genoma proprio per identificare la causa e per dare un supporto ovviamente al paziente di conoscere la sua patologia, la causa, anche al clinico di sapere la prevalenza della patologia, ma anche dare il nostro contributo alla ricerca e alla scienza mondiale. E concluderei qua la presentazione ringraziando voi per l'invito. Bene, grazie. Sì, c'è il... Io, se posso aggiungere... Prego, prego. Due cose. La prima, volevo ringraziare l'organizzatore di questo congresso, presidente di SOS Linfedema, per averci invitato a partecipare. E la seconda, dire che il nostro giornale di biotecnologie sarà molto felice di poter presentare un piccolo resoconto che il presidente Forestieri ci fornerà di questo evento, così da poter rilanciare anche questo evento nella rete dei biotecnologi con la quale noi siamo collegati, perché come ha detto la professoressa prima, relatrice, la formazione è molto importante per combattere questa malattia, e anche i giovani laureati, anche biotecnologi, possono comunque venire a conoscere qualcosa di questa patologia che in futuro sarà sconfitta anche dalla ricerca. Pertanto ringrazio ancora di questa disponibilità, di questo collegamento e di questa collaborazione. Matteo, prima di farti salutare dal PIP della tavola e dall'onorevole Pasqua, ti faccio presente che se avrai seguito i lavori e sei chiamato anche tu come la tua organizzazione a partecipare al Libro Bianco, le proposte che noi facciamo alle istituzioni e di cui l'onorevole Pasqua si farà portatore in tutte le sedi istituzionali indicate, in maniera determinante, in maniera decisiva. Quindi passo la parola al responsabile dottor Trovato e poi all'onorevole Pasqua. E ti ringraziamo, te e tutta la tua meravigliosa organizzazione no profit. Famiglia. Ricordiamocelo. Dottor Bertelli, grazie per questo speciale contributo di oggi. È stato un onore per noi integrare la vostra tavola con la nostra. Perché? Perché questo che avete qui davanti è il famoso team multidisciplinare, il genetista di cui parlavamo nella nostra tavola. Tutto, il neurologo, tutti, cioè all'unisono, questa è la cosa importante, e anche dei suoi collaboratori, perché siamo riusciti per la prima volta nella storia proprio dell'infedema ad avere nello stesso tavolo la politica, l'università, nella figura del dottore Mario Bellisi oggi con noi, e degli specialisti del settore seduti tutti intorno allo stesso problema che
Naturalmente speriamo di risolvere nel più breve tempo possibile. Questo è l'augurio che auspichiamo. Io volevo passare la parola all'onorevole Pasqua, così sì. Poi grazie. Continuiamo con il lavoro. Solo per, mi prendo qualche istante soltanto per ringraziare il dottor Bertelli per il lavoro incredibile che stanno facendo su questa branca della scienza. E la invito, solamente rinnovando l'invito, a iscrivere alla SOS Leon Fedemon Lus cosa il genetista ha ancora necessità di avere o di poter esplicitare nella propria attività a favore dei pazienti affetti dall'infedema, cioè cosa può fare l'istituzione per agevolare questo, il vostro lavoro che comunque potrà portare alla prevenzione, perché questo è il nocciolo del discorso, riuscire ad investire adesso sulla genetica per domani avere la prevenzione, credo che sia fondamentale, basilare di qualunque attività di amministrazione sanitaria. Solamente questo invito che poi lei potrà avere. Io prego, prego. La ringrazio. E aggiungo anche una promessa che la prossima volta presenterà la dottoressa qui presente, che è una validissima ricercatrice, è proprio l'esempio di quello che lei dice, onorevole Pasqua, però questa volta ha chiesto d'essere noi a presentare, e da galantuomo non potevamo rifiutarci. Ma la prossima volta avanzeranno i giovani. Volentieri. Perfetto, perfetto, grazie mille. Saluti a San Felice e alla famiglia Bertelli che ci è molto cara. Famiglia intendo anche tutta l'organizzazione, Rovereto, Bolzano, San Felice. Che siate felici anche voi, ecco. Grazie di tutto. Grazie. Buon fine settimana. A te trovato. Bene. Allora, riprendiamo i lavori della tavola. Passerei la parola al nostro amico dottor Culmone, che dicevamo quindi come obiettivo di questa tavola di sviluppare e sensibilizzare i medici di medicina generale, che hanno un ruolo principale, sono il passepartout, perché il paziente, la prima figura da cui vanno è proprio il proprio medico curante. Quindi, dottor Culmone, prego la parola. Buongiorno a tutti e grazie al Presidente dell'Associazione Nazionale. Io volevo puntualizzare un attimino, focalizzare, diciamo così, l'attenzione su alcuni aspetti che quotidianamente ci troviamo ad affrontare con i pazienti con il linfedema, nella gestione appunto di questi pazienti. Il medico di medicina generale è il primo contatto che il paziente con il linfedema ha, e quindi è nostro compito indirizzarli correttamente in un percorso diagnostico e terapeutico. A tale proposito io volevo citare uno studio nazionale che è stato fatto dai medici di famiglia e pubblicato nel 2018 sulla rivista La scientifica di medicina generale, che, dove sono stati così arruolati 800 medici su tutto il territorio nazionale per fare un attimino una fotografia di quello che era il problema dell'infedema fino al 31 dicembre del 2016. Il lavoro è stato pubblicato nel 2018. E da lì sono scaturite alcune cose importanti. Intanto che sono state prese così in censiti su una popolazione di 1.065.000 pazienti, e circa 4.700 pazienti soggetti con diagnosi di linfedema, e di cui
E quindi la prevalenza è stata calcolata dello 0,45%, con una netta prevalenza del sesso femminile e sui maschi e un aumento della prevalenza della malattia con l'aumentare dell'età fino a 85 anni. Di questi è stata notata anche una distribuzione geografica della malattia, dove il gradiente cresceva da nord a sud. Inoltre è stato preso anche in considerazione che cosa? Il ricorso allo specialista da parte del medico di medicina generale, e su 116 prestazioni fatte in un anno, richieste in un anno, il 56% erano richieste di visita fisiatrica, il 15% di visite cardiologiche e il 5,2% di chirurgia vascolare. Di questi dati, quindi, abbiamo fatto una considerazione poi finale, che era quella che in effetti la malattia, quanti pazienti ha un medico di famiglia con l'infedema? Dai 3 ai 5 è stato calcolato, dai 3 ai 5 pazienti, con una, diciamo, un ingresso ogni 3 anni di un nuovo paziente affetto dall'infedema. Inoltre è stato visto che di questi pazienti, diciamo, sofferenti di linfedema, quali erano le patologie correlate certe? Erano sicuramente quelle chirurgiche, per l'arto superiore una neoplasia con linfadenectomia del cavo ascellare, per gli arti inferiori la stessa cosa con linfadenectomia del inguinale. Poi è stato visto ancora che in effetti una percentuale di soggetti non avevano una precisa diagnosi, cioè una causa. L'infedema sì, però non è correlato a una diagnosi ben corretta. Da lì diciamo, si è estrapolato anche alcuni soggetti con patologie reumatiche, con artrite reumatoide o artrite psoriasica, e ma lì si risolvevano i problemi con la cura della patologia di fondo. E poi sono state viste inoltre che diciamo, sono state prese in considerazione anche le analisi richieste a questi soggetti, esami di laboratorio. E quali esami di laboratorio venivano richiesti? Il proteinogramma, le prove di funzionalità renale e il peptide natriuretico. Questo ci ha fatto diciamo, porre l'indicazione soprattutto al sospetto di una patologia, di uno scompenso cardiaco, e quindi in effetti una fetta di questi soggetti che erano stati classificati come linfedema altro non erano che persone con scompenso cardiaco, quindi con un edema periferico. E quindi alla fine cosa in effetti è quello anche nel percorso, diciamo così, anche terapeutico di questi soggetti, è importante avere sicuramente uno specialista di riferimento, ma anche dei sistemi di poter, diciamo così, gestire la patologia. Le esenzioni,
le esenzioni per patologia ci aiuterebbero molto a risolvere il problema della gestione della patologia. Come diceva innanzi il professore, si riferiva appunto ai tutori, all'accesso ai protocolli terapeutici, perché non è soltanto le 12 sedute di linfodrenaggio che possono risolvere il problema. Ma è anche il dottor Corda, se vuole intervenire in corso d'opera. Assolutamente sì. Sempre il concetto è sempre quello. Prego, sì. Compone, continua. Sì, sì, è quello. Il concetto è quello di seguirli nel tempo, perché risolvi il problema momentaneamente, poi ti ritorna indietro il paziente con le complicanze. Con le complicanze. Bene, passo la parola al dottor Domenico Corda. Sei pronto? Non ti sentiamo. Domenico, ci senti? Non lo sentiamo. No. Regia, ci puoi aiutare, regia? Deve attivare il microfono. Deve attivare il microfono, dicono in regia. Così poi passiamo la parola al dottor Pasqua e prima di concludere... Non è attivo. No. Attiva il microfono, Domenico. Se no... Vabbè, anticipo io. Approfitto della presenza del dottor Culmone, che è un medico di medicina generale, sensibile e attento su questa patologia. Abbiamo riscontrato, i pazienti ce lo dicono, che non esiste, non è così diffusa questa sensibilità nei confronti di questa patologia da parte dei medici di base o dei pediatri di libera scelta. Quindi mancanza di informazione, perché non è tanto formazione quanto di informazione, in minima parte formazione a saper riconoscere quali sono i sintomi e quindi a indirizzare direttamente verso il percorso migliore. Io vi rassegno questa proposta, non lo so se può funzionare anche per il linfedema, dovendomi occupare di un'altra patologia per la quale ho riscontrato una difficoltà di conoscenza da parte di, in quel caso erano i pediatri, ho fatto in modo di mettermi far mettere in contatto le associazioni dei pazienti, dei malati, dei parenti, eccetera, con le società scientifiche oppure anche gli stessi sindacati dei pediatri, per poter farli parlare fra di loro. Questa è stata una strategia che sta cominciando a portare i frutti per quell'altra patologia di cui mi sto occupando. Potrebbe funzionare anche per il linfedema. Abbiamo provato in passato, ma onestamente. Però no, qui veramente occorre fare, dobbiamo provarci, perché probabilmente. Dalla base forse dobbiamo provare. Dalla base, esatto, partire dalla base, perché se tu riesci a fare prevenzione, conoscenza, informazione e minima formazione. Sì, adesso sì. Ci sei. Prego, 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 prego. Ci sei, Domenico, vai. Sì, io ho sentito a sprazzi. Volevo solo dare dei dati. Ci sono in Italia 403.454 medici di base. Sono mezzo milione. Mezzo milione. Per ognuno abbiamo due pazienti con linfedema, o tre. Quindi stiamo parlando sempre di un milione e mezzo di malati. Se la ragioniamo in questo modo, vediamo quanto è importante e fondamentale la figura del medico di medicina generale. E poi sono d'accordo con quanto è stato detto. Era solo un dato. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Io volevo tirare, prima di tirare le somme e concludere questa tavola molto interessante, io volevo un attimino collegarmi a quanto detto da te, Nicolò, che appunto parlavi poco fa del ProBNP, che è un esame molto importante perché identifica quello che è lo scompenso cardiaco e che assolutamente è un fattore che noi teniamo in considerazione perché ci permette di poter evitare quella che è la complicanza, cioè una controindicazione assoluta al bendaggio, perché insieme alle arteriopatie
ci siamo, e altre controindicazioni, questo dal punto di vista terapeutico è importante conoscere. Quindi ecco perché il ruolo che si integra dello specialista, il medico di medicina generale, il neurologo, il fisioterapista, e tutto il team, il genetista come il dottor Bertelli, che poi speriamo di aprire uno sportello con l'Università di Palermo, perché è un altro punto fondamentale. Ecco il vero team multidisciplinare. Concludendo, quindi, ci sono tutti i presupposti affinché le regioni possano rivedere, pianificare, verificare percorsi diagnostici, terapeutici dell'infedeme, affidandoli a team competenti, esperti ed aggiornati in campo linfologico. Io vi ringrazio tutti. Libro bianco anche per quella tavola. Non dimentichiamo. Ma più che il libro bianco si parlerà di un'enciclopedia. Beh, dobbiamo, anche noi dobbiamo scarnificare, di ridurre abbatteremo mezza, mezza foresta amazonica, la potremo abbattere. Questo deve essere l'obiettivo, perché adesso i presupposti ci sono. Grazie a tutti, grazie del vostro contributo. Grazie, grazie Domenico Corto. Grazie a te. Grazie a voi. Invitiamo, grazie il dottor a Domenico, invitiamo il dottor Domenico Corto a venire con noi a fare il lancio. Invece ecco, della sua, grazie Franco, invece della sua piccola stamattina pastina che lo aspetta, vero? Esatto. Buona pausa, pensa alla salute. Ci sono dei videomessaggi, mi dicono dalla regia. Ah ecco, ah, scusate, scusate, i videomessaggi, vero? Andiamo Domenico, vedi chi sono i videomessaggi. Salve, resta. Sono Sara Franco. È corretto effettuare solo il linfodrenaggio manuale? Il mio fisioterapista sa fare solo quello e non il bendaggio. Grazie. Grazie, io passo la parola. Chi vuole prendere? Rinaldo. Rinaldo, è meglio di lui. Rinaldo. È meglio di lui. Uno qualsiasi. Allora, se sa fare solo il drenaggio linfatico vuol dire che non ha fatto una, non ha una preparazione corretta nel trattamento dell'infedema, perché sappiamo perfettamente che il trattamento dell'infedema è un trattamento complesso di cui il bendaggio è una cosa fondamentale, per cui fare solo il drenaggio linfatico oserei dire che nella stragrande maggioranza, se non nell'assoluta completezza di tutti i casi, è tempo solo perso e risorse perse, per cui chi tratta questa patologia deve saper fare tutta la terapia, non solo un pezzettino. Grazie. Se ci sono altri video? Altri video? E ritorniamo. Ciao a tutti, sono Alessandro Salonia. Se effettuo il trattamento riabilitativo presso il CSR, ho diritto all'utilizzo della mia esenzione o l'infedema secondario oncologico? Grazie. Salve, sono Daniela Di Natale. Quale figura medica dovrebbe saper riconoscere l'infedema? Grazie. Buongiorno, io sono Clara Scarfì e volevo fare una domanda. Cosa è il rischio se il tutore mi arriva qualche giorno dopo aver terminato le terapie? Buonasera, mi presento, Luca Martorana. Una domanda, perché mi erogano 10 sedute consecutive senza effettuare il controllo medico al termine? Cosa è il rischio con questa modalità? Grazie, buonasera. A corollario di quanto è stato detto in questi due giorni, le cose si ripetono e le verità vengono fuori. Altre somme di denaro perso in tutti quei servizi di fisioterapia del territorio italiano che erogano prestazioni fine a se stessi. Prego. Per quello che sta dicendo lei, dottore Corda, bisogna assolutamente che l'associazione si faccia testimonial, nel senso di andare a verificare la formazione che c'è all'interno qua dei centri. Perché se un fisioterapista deve trattare un paziente con l'infedema, io come associazione devo sorvegliare su chi elargisce questo servizio. Quindi penso che su questo bisognerà che l'associazione spalanchi gli occhi e faccia da supervisore a tutto. Poi, per rispondere alla domanda di poco fa, non c'è bisogno di alcuna esenzione per arrivare ai centri articolo 26, di alcuna esenzione, bisogna semplicemente presentare solo una semplice istanza
di presentazione di riconoscimento di disabilità, solo l'istanza. Quindi vado dal medico curante, il medico curante fa la sua bella richiesta per patologia, senza bisogno, solo perché c'è una diagnosi, va all'INPS, poi il patronato fa l'istanza, con questa istanza accede ai centri. E che sia articolo 26. Esatto. Sentito lo medico. Okay. Così è strutturato in Sicilia. L'uomo di Colombo. E forse magari Francesco, vorrei aggiungere... Senza spendere soldi ai pazienti. Hai sentito, dico, zero. Sì, sì, esattamente quello tra l'altro che volevamo fare. Infatti. Come associazione farci garanti nel informare i nostri pazienti di riferirsi e quindi di rivolgersi a centri che abbiano almeno i requisiti minimi. Ma senza un team e senza una presa in carico, nessun centro ha dei requisiti minimi. Ci vuole un progetto e un project management. Bene, c'era una risposta? No, io volevo dire, oltre alla informazione del medico di medicina generale, si potrebbe fare anche un po' di formazione, perché dico che durante la mia pratica ambulatoriale come specialista spesso mi sono imbattuto nei linfedemi secondari a un'artrite e poggiando la sonda ecografica sulla zona linfedematosa, proprio quel quadro ecografico che è stato chiaro, che è stato diciamo, presentato ieri, l'ho visto un sacco di volte. Proprio dei laghi linfatici. Esatto, dei laghi linfatici. Quindi è una diagnosi tutto sommato diciamo a portata di chi ha un ecografo e poi per avere diciamo così il sospetto di patologia che poi va indirizzato dallo specialista. Sempre lui deve essere poi, anche perché il ritorno deve passare sempre attraverso una diagnosi certa, poi viene fatta l'istanza e quell'istanza, io volevo chiedere, è sufficiente a gestire tutto il percorso riabilitativo del soggetto o soltanto finalizzato diciamo, all'avvio? L'istanza serve per accedere al centro. Che poi dovrebbe prendere in carico. Continua a tranquillizzare il dottore Corda che deve essere un centro certificato dall'SOS Linfedema in cui c'è gente preparata, c'è un team preparato e l'istanza serve per accedere. Okay? Solo con l'istanza già si accede all'interno del centro, dopodiché poi si va a visita e c'è la conferma sicuramente, perché se c'è una diagnosi di fondo c'è una conferma della disabilità. Va bene, ok. Basta solo l'istanza, quindi non c'è bisogno di verificare la visita che arriva dopo 60 giorni, poi il verbale, no, basta già solo l'istanza. L'istanza, benissimo. Dottor Bennisi, ok. Scusate, mi intrometto perché confermo quanto detto. Entra, avvicinati. Mi intrometto. C'è la sedia. Sì. Aspettava te. Si seggiolo lì, sì. Mi intrometto proprio per confermare quanto detto. E in virtù di questa istanza noi infatti spesso facciamo i piani terapeutici, perché se il paziente ha bisogno, per esempio, dei tutori, noi praticamente già facciamo la prescrizione e vengono erogati. Ovviamente questo bendaggio multistrato viene applicato da noi. Tranne che a Siracusa. No. E chissà in quali altri posti. Siracusa, no. Ma penso che a Siracusa abbiamo il tempo, diamo il tempo di raggiungere. Se c'è qualcuno che dormicchia un po', lo dobbiamo rispettare. L'obiettivo di questa conferenza è questo. Abbiamo detto anche questi giorni qua, l'uniformità di erogazione delle prestazioni, abbiamo discusso due giorni. E raggiungere tutto il tema, tutti l'uniformità in tutta l'Italia. Perché poi abbiamo necessità di te per tempi tecnici, quindi tornare poi con un'importante sessione dedicata ai nostri referenti regionali, quindi andremo a parlare. Solo per precisare una cosa, dottoressa, noi come associazione è da una vita che siamo
diciamo che c'è necessità di avere dei centri certificati, dei centri, ne abbiamo parlato tante volte in consiglio direttivo e con il comitato scientifico per trovare una strategia per verificare queste cose qua, però non abbiamo gli strumenti, nel senso non abbiamo gli strumenti tecnici, gli strumenti che ci autorizzano a fare questo fatto, quindi non possiamo andare a controllare. Certo, possiamo pure consigliare, possiamo dire dove si fa e dove non si fa, e questa è una valutazione che la possiamo fare, ma non possiamo essere noi certificatori. È lo Stato che comunque deve verificare, per erogare la salute la deve erogare con le persone giuste, va bene, e con gli strumenti adeguati. La commissione permanente. Va bene. Qualità. Detto questo, vi invito a restare, vi invito tutti quelli che ci stanno ascoltando e che ci stanno seguendo. Dopo questa breve pausa ritorneremo con la conclusione della prima conferenza nazionale sull'interno. Domenico, ci seguirai tu nel pomeriggio, no? Certo. Allora, vai a mangiare la pastina, su. Grazie a tutti. Infatti, e noi andiamo in pausa, vi ringraziamo tutti e ci schermiamo. Grazie del contributo. La maratona è lunga.